Amici Peaceman, ben tornati su Araxan Channel dopo una pausa mia della videoanalisi, dove ho invece fatto una live analisi con ospiti, live che trovate sul canale. Eccomi nuovamente qui a parlare di One Piece in una videoanalisi. Che dire, siamo al capitolo 1015, ma prima di parlare del capitolo, pubblicità! Anni fa giocavo a Magic e tuttora amo giocare a Dungeons and Dragons se ho l'occasione. Perché vi racconto questo? Perché grazie alla Tana del Nerd ho saputo che uscirà una collezione speciale crossover tra Magic e Dungeons and Dragons. Per maggiori informazioni contatta la Tana del Nerd, troverai i contatti in descrizione. Per non perderti i prossimi video e per aiutarmi a crescere questo canale, iscriviti, grazie. Per farlo è semplicissimo, se ancora non l'hai fatto basta cliccare su iscriviti. Bene, e adesso amici Peaceman parliamo brevemente della cover e del titolo del capitolo, ovvero Catene. Riguardo la cover, mi fa piacere rivedere dopo anni il Signor Pink, dato che l'ultimo ricordo che ho di lui è il suo magnifico combattimento contro il nostro Franky. Passiamo ora al titolo. Secondo i traduttori dei Lupi Team, le lettere usate, o meglio i kanji usati, stanno a significare, oltre che catene, come quelle che conosciamo, ovvero le catene di ferro per imprigionare, usate appunto contro il nostro Signor Pink per portarla a Impel Down, stanno a significare la parola legame, e questo dà maggior spessore ad un titolo che a prima impressione può risultare quasi banale. Una contrapposizione che rende il titolo il tema principale del capitolo, ed è per questo che ho rivalutato il titolo e mi piace. In questo capitolo, infatti, vi è un legame particolare tra Momonosuke e Luffy, legame tra i vari membri dei Mugiwara, legame tra Momonosuke e Kinemon, o anche il semplice legame di famiglia tra Yamato e Kaido, legame che Yamato vive come una catena da spezzare, legame che fino a qualche capitolo fa era rappresentato da delle catene che sono state distrutte da Luffy. Insomma, lo sapete, se seguite questo canale, queste sono le vere chicche che mi piacciono e che amo condividere con voi altri. E ora parliamo del capitolo. Amici, vi chiedo scusa, vi avevo spoilerato alcune cose grazie al mio potentissimo Haki dell'osservazione. Mi riferisco a Sanji contro Queen e allo Yellow Submarine, come io chiamo il sottomarino di Trafalgar Law. Inoltre, avevo detto nella live che visto che Chopper è in difficoltà, Sanji arriverà per salvarlo, e così è stato. Non l'ho fatto volutamente, ma sapete, quando si possiede un dono come l'Haki, è giusto portare la verità per chiarire ogni dubbio. E adesso parliamo di Luffy e Momonosuke. Bellissimo il rapporto tra loro due, anche se non mi è chiaro com'è possibile che nel precedente capitolo Momonosuke non abbia riconosciuto subito la voce di Luffy, dato che viene detto chiaramente che è quella di Luffy in questo capitolo. Boh! Ma andiamo avanti. Grazie all'ordine di Zoro, che riprende tranquillamente a dormire facendo da croce al nostro cuoco, Zoro ottiene un'incredibile promozione da spadaccino a spada, e così Sanji prosegue l'avventura. Potremmo definirla la Zoji Adventure, ma sappiamo tutti che il protagonista è Luffy, no? Il rapporto tra i due è qualcosa di meraviglioso, coltivato attraverso più di 20 anni di scrittura periodica. Mi ero soffermato già a riguardo nella videoanalisi al capitolo 1012 che trovate qui sul canale. Il capitolo sembra portare lentamente alla disfatta dei nostri. I non Mugiwara si stanno disperando per la presunta morte di Luffy, e questa situazione riapre le speranze di una chiusura dell'atto terzo. Perché ragazzi, qui lo dico e lo ridico, arriverà, sono fiducioso, anche perché voglio vedere cosa accade fuori da Wano. Quando tutto sembra perso, come un angelo caduto dal cielo, brandendo la sacra spada del giudizio, entra in scena Sanji, che seguendo l'indicazione di Zoro è finalmente giunto nel live floor, e lo fa proprio come ve l'avevo detto, sul momento più tragico per il nostro Chopper. I saggisti diranno che il capitolo è sangicentrico. Io vi dico, lasciamoglielo credere. Parlando con alcuni fan del gruppo di Deli Mello, abbiamo scherzosamente, ma non troppo, concluso che l'attacco di Sanji è un palese omaggio di Oda a Deli Mello. Sanji utilizza un nuovo attacco, Rotisserie,
che traducendolo dal francese in italiano è rosticceria, ma sappiamo tutti che in realtà Oda voleva mangiare il profeta abruzzese di Sanci, del livello, e quindi l'attacco è a rosticini, e se non siete d'accordo vi dico lasciateci sognare! Avviene il cambio di guardia. Zoji torna ad essere Zoro e Sanji. Sanji, come vi avevo detto, combatterà contro Queen e Zoro sarà curato da Dr. Chopper. Un'altra cosa che avevo previsto, seppur al momento sembra andata un po' diversamente, è Zeus, il power-up di Nami. Quest'ultimo, al posto di entrare nel Clima Tact, sembra essere diventato parte integrante di quest'ultimo, rendendo a tutti gli effetti il bastone allungabile di Nami un dildo parlante, dando ancora più carne sul fuoco ad alcuni disegnatori, ma questa è un'altra storia. Continua lo scontro generazionale. La generazione peggiore è inarrestabile. Spacciano Luffy per morto, ma è pronta a tornare sul ring contro Kaido. Kid e Law sono alle prese con Big Mom. Come direbbe il nostro capitano, l'unico Monkey di Luffy, ne vedremo di cotte e di scotte. Il rapporto tra Kinemon e Momonosuke. Samurai e feudatario, nobile e vassallo, padre e figlio, dovere e abnegazione, servire e proteggere, un rapporto meraviglioso che si è consolidato attraverso mille peripezie, pura poesia. Kinemon è davvero morto? Anche dal punto di vista della struttura lo si spera, così come lo spero per Kiko e Kanjuro. Spero egoisticamente però che non sia così. Mi sono affezionato a Kinemon e vorrei vederlo gioire della vittoria, se lo merita. Il finale del capitolo, a differenza del rapporto tra Kinemon e Momonosuke, mostra un rapporto malato, quello tra Yamato e Kaido. Un legame che prima era simboleggiato da manette esplosive che Luffy ha rotto, ormai molti capitoli fa. Un finale che lascia presagire uno scontro, seppur breve, tra Yamato e Kaido. Ricapitolando, ma com'è la situazione dei nostri Mugiwara? Luffy è in fase di ripresa, probabilmente curato dai pirati di Law. Zoro è in fase di ripresa e si sta facendo curare da Dr. Chopper. Sanji ha appena iniziato il suo combattimento con Queen. Nami e Usopp stanno conducendo Tama al live floor. Robin e Brook stanno combattendo contro Black Maria e i suoi sgherri. Franky, il corazzato del futuro, sta combattendo contro Sasaki, il corazzato del passato. Jimbe il timoniere sta combattendo contro il misterioso Wuswu. Come farà Chopper a curare Zoro, considerando che a breve finirà l'effetto della Rumble Ball? Lui è in Monster Point e rischia di rimanere immobile. Semplice. Ricordate la sua squadra di medici? Sì, esatto, parlo di Miyagi e Tristan, ovvero la capra e lo scoiattolo. Anche se non potrà più muoversi, in caso darà loro le istruzioni e dirà come procedere. E una volta curato, cosa farà Zoro? Semplice! Come dico ormai da tantissimo tempo, andrà contro King. Ricordatevi, Zoro andrà contro King. Ma Nami, Usopp e Tama, quando arriveranno anche loro sul live floor? Beh, penso tra la fine dell'atto terzo e del quarto atto, perché saranno loro a dare la riscossa. E adesso, amici, azzardo un'illazione. Luffy sconfiggerà Kaido con una nuova forma del Gear Force, il Tiger Man. Perché questo nome? Per la famosa dualità che nel mondo orientale è associata al rapporto tra tigre e dragone e per il fatto che la tigre è una delle creature che erano presenti sull'isola dove Luffy ha passato 2 anni ad allenarsi. Quando finirà l'atto terzo? Con la sconfitta di Yamato. Dopodiché Oda ci mostrerà cosa accade fuori da Wano e in particolare vedremo Shanks il rosso. Se siete arrivati fin qui, se scrivete un commento qui sotto, usate l'hashtag Zoji. Ripeto, hashtag Zoji. Prima di salutarci, vi ricordo che ho, dopo molto tempo, messo anch'io Instagram. Trovate il link nella descrizione qui sotto. E ora i saluti. Saluto come sempre il CDL e Veri Massoni. Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Backstage Italia. Ringrazio coloro che mi seguono sulla mia pagina personale
Araxan. Ringrazio coloro che commenteranno e ringrazio coloro che metteranno il pollice in su. Se avete domande particolari su One Piece, scrivetele pure, magari ci farò un video a parte. Ami One Piece? Condividi questo video! I Lupi Team cercano editors. Per sostenere il canale, metti un like e... ci vediamo al prossimo video, ciao!